Ultimamente sul web sta spopolando una ending particolare. Esatto, l'ending di Kaguya-sama Love is War. Io, come la maggior parte delle persone, ho scoperto questa ending completamente a caso. Infatti giravo su internet e me la sono trovata davanti. Sta dappertutto, fra poco arriva anche su Pornhub. Ah, c'è già. In fin dei conti questa ending non ha nulla di particolare. È semplicemente una ragazza che balla. Allora perché è diventata tanto popolare? Beh, per tre semplici motivi. 1. Chika è pucciosissima. 2. La canzone è molto orecchiabile. E 3. È facilissima da imitare. Non a caso ci sono molte persone che hanno imitato questa ending. C'è chi l'ha fatta alla perfezione. E che col vestito di Totoro. Oh mio Dio. E secondo voi l'hanno solamente imitata? Certo che no. Andando sui social, e specialmente su Instagram, notiamo che pullula di Chika, Chico ovunque. C'è chi ha caricato la ending così com'è, c'è chi ha fatto l'MV. Hey, lean with it, dab with it, hit don't phone, I'll stab with it. Nay, nay, then you stop, then you hit that Molly Bob with it. E c'è chi... Just waking up in the morning, gotta thank God. Ecco, ora parleremo proprio di questa terza parte. Avete presente la meme di qualche mese fa di Sasuke? Ecco, ora c'è Chika che tiene Sasuke. Cribio. Anche in questo terzo caso ci sono vari tipi, ovvero chi ha cambiato solo la musica. C'è chi ha preso un pezzo di un anime, che anche questo sta spopolando in una maniera incredibile. C'è Chika, che cribio, stai calma. L'hanno messo in loop e hanno messo una musica di sottofondo. Chi l'ha messa semplicemente in coppia con Sakura di Zombieland Saga. E chi ha fatto l'apoteosi mettendo tutte le cose che sono state popolari degli anime in un unico video. Signore e signori, uomini e donne, ragazze e ragazze, donne e bambini, pinguini o calamari, direttamente da Instagram, da, sto prendendo il quaderno perché è un nome che è cribio, https://nagisa, vi presento Chika e Co. E voi pensavate che era finita qui? No, infatti hanno anche fatto delle cose un po' particolari, come ad esempio cambiare la musica di Bakemonogatari. Una cosa che mi ha molto incuriosito, e questo però non si trova su Instagram ma si trova su YouTube, è il fatto che hanno coinvolto anche PewDiePie. Inizialmente pensavo che era davvero una vera reaction di PewDiePie, quando in realtà non era così. C'ha scritto grosso notto una casa fandom e non me ne sono reso conto. Mamma che son genio. Ora per la fine, perché è arrivato alla fine, vi lascio una piccola chicca. Ah, giusto per la cronaca, per tutti i video che ho preso di Instagram lascerò tutti quanti i profili in descrizione. E nulla, vi lascio l'ultima chicca e concludiamo il video dicendo: se questo è piaciuto, come al solito, spolliciate, commentate, condividete e iscrivetevi. Noi ci vediamo il prossimo giorno in un prossimo video. Ciao ragazzi. Shaki 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 sha